sono Stefano Malorgio, segretario generale della FILT CGIL nazionale. Questa riunione, insomma, questa iniziativa al quale la FILT partecipa ogni anno, essendo anche parte dell'associazione, è un momento di dibattito, è anche un punto rispetto alle evoluzioni, alle situazioni che si stanno creando nel Paese. In particolare il tema dell'autonomia differenziata mi pare sia all'ordine del giorno. Noi temiamo fortemente che con un sistema di autonomia così forte e così spinto, il mondo dei trasporti, delle persone ma anche delle merci, che è già fortemente penalizzato in Italia da un gap infrastrutturale importante, venga ulteriormente penalizzato da una non definizione di risorse adeguate a quelle che sono le sfide che abbiamo davanti. L'area dentro la quale ci troviamo, la pianura padana, è una delle aree più inquinate non solo d'Europa ma anche del mondo, ma nonostante questo ancora oggi noi abbiamo costantemente una diminuzione del valore reale dei fondi che vanno ai sistemi di trasporti pubblici. Noi siamo in Italia fanalino di coda di tutti i paesi da un punto di vista di qualità, quantità dei trasporti pubblici collettivi, così come siamo fanalino di coda rispetto alla modalità di trasporto delle merci attraverso la gomma. Quindi, nonostante il PNRR, la distanza è ancora lontana dagli obiettivi e soprattutto l'autonomia differenziata rischia di dare un colpo mortale non solo alla sostenibilità ambientale ma anche alla competitività del Paese.